a Luigi Di Maio. Andiamo con la presentazione dei candidati all'uninominale. Andiamo al vi presento Pino Cardas del Collegio di Carbonia, nato il 17 gennaio del 68, laureato sotto 10 d'oro, con dignità di pubblicazione con la tesi intitolata Se vuoi la pace, prepara la pace. Giornalista fondatore di Pandora TV, piattaforma indipendente che monitora in tempo reale gli eventi dell'attualità internazionale. È veramente una grandissima risorsa, un grande onore avere col Movimento 5 Stelle Pino Cardas. Mi prendo disposti a dare fiducia, ma non a firmare delle cambiare piani, perché questo è l'atteggiamento giusto di un popolo che sceglie, che ritorna sovrano.
è nelle vostre mani la possibilità di cambiare il vostro territorio, di cambiare l'Italia, a partire dal 4 marzo, ma a partire di lei anche da stamattina, tutti i contatti che potrete avere nelle prossime settimane. Qualcuno ha già votato in questi anni nel nostro territorio. Noi voteremo con le mani il giorno 4 marzo prossimo. Altri hanno votato, come dicono gli inglesi, con i piedi, non nel senso dispregiativo del termine, nel senso che se ne sono andati. Migliaia di persone hanno lasciato negli ultimi 5 anni questa terra. Il ritmo lo ricordava prima la sindaca di Carbone, solo in un anno 300 persone dalla sua città. Questo è il ritmo che c'è da anni in tutto il territorio. Queste persone hanno già votato. Hanno votato con un loro giudizio molto severo la condanna di un sistema politico che non garantisce un futuro. Noi potremo tornare a votare con le mani, e potremo portare in quelle mani la nostra testa e il nostro cuore, esprimendo anche noi un giudizio su come è stato gestito il territorio della Sardegna da questa giunta conservatrice chiusa che c'è da 4 anni, da questi governi che si sono succeduti negli ultimi 5 anni, che non hanno dato nulla e che hanno, se non altro, preso. E c'è un giudizio nei confronti di un sistema politico locale fatto di tanti capolioni, capibastone, personaggi che gestiscono delle clientele equivoche, che vogliono congelare il territorio. Noi vogliamo liberare le leggi, abbiamo un'idea diversa anche dell'industria. Loro sono fermi all'industria 0.0, sono fermi a 30 anni fa, 40 anni fa, non riescono a immaginare che esiste un'industria nuova. Io 14 anni fa per lavoro sono andato per la prima volta in Cina e vedevo lì l'orgoglio dei cinesi che dicevano: noi siamo la fabbrica del mondo. Erano orgogliosi della loro grande industria e vogliamo diventare sempre di più una grande potenza industriale. Allo stesso tempo vogliamo investire in tecnologie innovative, in tecnologie vere. Ci sono, spendendo centinaia di miliardi ogni anno, hanno riconvertito molto di quell'economia. Io vedevo i fumi, vedevo l'inquinamento, ma vedevo anche negli occhi di queste persone la volontà di cambiare tutto. E oggi sono i leader del settore, e lo saranno per molti anni. Ecco, noi vogliamo un'industria 4.0, non vogliamo quelli che ci vendono le vecchie scarpe vecchie, vogliamo un'industria che sia innovativa. E questo territorio, in questi anni, è stato congelato un'idea tradizionale, sbagliata. Noi vogliamo un'industria che si rinnovi, che si ricolleghi a un grande progetto di riconversione industriale, di riconversione guidata, che faccia entrare la scienza, la tecnologia. Perché questo territorio è stato considerato una discarica, un sistema che doveva soltanto funzionare solo. Lo è stato così anche nel campo delle situazioni militari. Questo territorio sopporta la gran parte delle esercitazioni militari di svolto militare. Oltre il 60% del mondo viene esploso in Italia, viene esploso utilizzando il suolo della Sardegna, in gran parte in questo territorio. C'è da dire che in questi giorni si sta scatenando una nuova situazione che ci mette tutti in pericolo, una nuova corsa di anni e di anni. Noi guardiamo anche al mondo, non solo alla realtà locale. E questa corsa al viaggio, dove pensate che sarà sperimentata? Dove saranno sperimentati i droni, i missili, le nuove tattiche, se non nei territori che hanno già accolto tutto questo? Noi dovremmo dire basta a questo modello e proporre qualcosa di nuovo, qualcosa che sia aperto. Allora, vi dico di prendere in mano il vostro destino, votate con la vostra testa, con il vostro cuore, con le vostre mani, raggiungete quante persone più possibile in questo periodo e diamo il grande futuro al
Sulcis, al Presidente, a tutto il territorio del Sud Sardegna, a tutta la Sardegna e l'Italia, nella prospettiva delle elezioni dell'anno prossimo, nel 2019 si voterà, e noi possiamo dare la prima spallata, la prima scossa, ognuno di voi. Grazie. Scrittore italiano, mi insegna storia e filosofia nei licei. Nella mia lunga e travagliata esperienza da studente l'ho incrociato anch'io. Fondatore e presidente dell'Associazione Culturale Mediterranea, ha vinto nel 2003 il Premio Nazionale Letterario Italo Calvino con l'opera La 14ª Commensale. Benvenuto Gianni Maria. Buongiorno a tutti, al contrario della Mecca, della Serra, che dopo essere stata al Senato torna a scuola, io dalla scuola, proietto in una direzione fino a pochi giorni fa per me inaspettata. Inaspettata non perché mi sia occupato di questioni politiche, sociali, del bene della mia terra, ma perché da ultimo ho preferito dedicarmi alla scrittura. Con un certo rammarico, ho detto sì a chi mi ha proposto questa candidatura che ho accettato con grande orgoglio, perché stavo completando la metà dell'ultimo libro e l'ho dovuto chiudere, perché è totalmente incompatibile con questa nuova esperienza. Ebbene, lo confesso, io sono uno di quei candidati totalmente incapaci, come ha detto il segretario del che il Movimento 5 Stelle ha candidato, siamo incompetenti, lo confesso, però mi sono chiesto, ma che senso ha dire che siamo incompetenti? Luca non mi conosce, né tantomeno io conosco tu, non so cosa ha fatto nella vita, oltre che essere segretario. Allora mi sono detto, io non sono mai stato parlamentare, sono mai stato assessore, nemmeno consigliere comunale, neanche di opposizione. Ho sempre lavorato nei movimenti, ho sempre lavorato per i diritti e più deboli. Ci vuole un altro per essere competente, ci vuole un altro per essere competente nel progetto Sulcis. Bisogna essere stati sindaci di qualche città, forse senatori, forse. Di oggi dice il progetto Sulcis, credo che sia, cioè quello che voi tutti hanno, penso che con tutti forse io credo che sia non un caso che questa campagna elettorale inizi nel Sulcis, certo. Perché questa regione storica della Sardegna ha visto la nascita della Sardegna moderna più di 100 anni fa. Questa zona ha visto lo sviluppo industriale di governo tra i più avanzati d'Europa, ha visto crescere delle organizzazioni di lavoratori che hanno lottato per i diritti e la dignità della persona. Ci ricordiamo tutti i fatti di Bugerri del 1904, un proclamato popolo nazionale, popolo sovrano. Bene, ma questa zona oggi è stata, non posso cantare, politica e industriale, assolutamente incongrua. Che sono passate sotto da queste persone, che non hanno prodotto, se non quello che io parlo giustamente di legge. Bene, è ora di ripartire. Ma per ripartire, non ho colto le battute del ministro Calenda. Cosa ci ha detto? La Sardegna vuole, è impensabile una Sardegna senza industrializzazione. Bravo, non ci ho facciamo pensare. Solo che quella industrializzazione eteroposta, invasiva, è fatica, ho fatto il mio.
Occorre una programmazione partecipata, occorre che le vocazioni di questo centro, tutte le vocazioni, vengano messe in campo, che il comune, che la regione concorra a determinare un nuovo progetto, perché questo è il punto dato, il punto fondamentale. Noi siamo stati di modelli imposti, come la chimica, come le cattedrali del museo, come Porto Vecchio, che ha creato soltanto in America. Allora, io qui ci sono veramente la forza per andare avanti. Io sono candidato con il Movimento 5 Stelle perché condivido i 20 punti del programma e credo di condividere. Già ne stiamo parlando nelle prime riunioni che vanno proprio qui a California, anche i punti ulteriori che riguardano la Sardegna, le specificità della Sardegna. Allora dico, andiamo avanti. Aiu, presto! La prossima persona che vorrei presentarvi è una persona abituata a ad avere a che fare con le tempeste, è abituato anche a vincerle le tempeste. Questi giorni ha sperimentato cosa vuol dire avere a che fare con la politica e con la scarsa eleganza e l'assenza di fair play. Ho veramente l'onore di presentare nella nostra squadra Andrea Muda. Grazie, buongiorno a tutti. Sembrerà atipico avere un pianista qui col Movimento 5 Stelle, ma per me è stata davvero una scoperta meravigliosa. Voglio dire che tutto quello che potete aver sentito sulla scena di quello che diceva Mario nel web in generale è tutta una grande bugia, tutto falso. Ho detto soltanto, ho fatto una battuta mal fatta e me ne scuso. È stato un piccolo scivolone, fatto un minuto dopo aver detto la frase giusta e niente, è stato cavalcato, si è fatto bene, ma ripeto, è una grande bugia. E detto questo, aggiungo anche che io non sono mai voluto candidare, stare vicino alla politica in passato, perché non mi piaceva, preferivo andare per mare, cercare sponsor, finanziamenti, tutto quello che trovavo, spendere i miei soldi perché amo questa terra, per portare avanti i quattro mori e navigare negli oceani portando al mondo della Sardegna. È conosciuta la prima figlia meravigliosa, Daniela, che è seduta e che aspetta un bimbo. E pochi mesi fa ci dicevamo, non che vi lasciamo mai, abbiamo questa opportunità, questa fortuna, non lo faremo nascere in Italia, lo faremo nascere dall'altra parte del mondo, perché non ci piace come l'Italia sta andando, dobbiamo pensare a questo futuro. Ma poiché ho conosciuto da poco questo movimento che è davvero in linea con i miei pensieri, abbiamo cambiato idea e saremo orgogliosi di farlo nascere qua in Sardegna. Movimento e alla Sardegna. Beh, può dare, io credo può dare tante cose, non tanto per la disciplina, per i valori, per il fair play, per quello che lo sport insegna, che sono una cosa che tutti sappiamo, ma perché le mie competenze, che prevalentemente sono tre, quelle che conosco bene, sono il turismo, sono l'ambiente e sono il comparto nautico, visto che viviamo in un'isola, è un qualcosa dove io credo di poter dire la mia. Per la prima volta della mia vita ho voluto appoggiarmi a un movimento perché ho visto cose belle, persone leali, persone trasparenti come piacciono a me e dunque voglio condividere con tutti e dare il mio, apportare il mio contributo. E faccio dei banali esempi che da sempre mi hanno infastidito. Un porto come Bugerri non lontano da qua, sempre insabbiato, e mi domando perché non è stato contattato lo staff, gli specialisti che sono in grado di capire tra correnti e maree come mettere geometricamente il
porto affinché non si sappia. Su un porto che può costare 50 milioni di euro, gli specialisti che vengono dall'estero e costano magari 1 milione, 2 milioni, ma è niente, perché per generazioni questo porto andrà avanti e potrà ospitare barche come la mia che non possono entrare. E a me Bugello piace, devo rinunciare ad andare in barca a Bugello. E soprattutto una cosa, quando non ho avuto con le mie competenze idraulica, meccanica, idrica, elettrica, materiali compositi, meteorologia, perché da velista oceanico in solitario devo fare un po' tutto con un piccolo MacGyver. Là dove non arrivo, alzo il telefono, chiamo gli specialisti e dico aiutami, perché non ho capito bene questa cosa. Per cui se di ambiente, io non sono un biologo, non sono un chimico, ho bisogno di queste due persone, le chiamo, creiamo un gruppo di lavoro e aiutano a risolvere i problemi che servono per cercare di sconfiggere le microplastiche, che da qua al 2050, se non fermeremo, supereranno tutti. Mi hanno chiesto di far parte, di diventare testimonial, presto verrà, è già ufficiale e si creerà questo gruppo di lavoro per cercare di contrastare le microplastiche e migliorare il mondo in cui viviamo. E la Sardegna, che ha come prima risorsa all'ambiente, perché se non c'è ambiente non c'è turismo, dobbiamo salvaguardarlo. Grazie. Grazie. Volevo solamente fare un veloce saluto e ringraziamento. Oltre ai candidati all'uninominale ci sono anche tutti i candidati all'uninominale, il nostro capolista, l'indovina Manuela Cosa, vedo Alberto Manca, Ettore Licheri e tutti gli altri. Non li nomino perché qualcuno lo dimenticherebbe. Vi ringrazio. Volevo ringraziare anche tutti gli attivisti che hanno reso possibile questo. Parola di ringraziamento veramente allo staff di Luigi Di Maio, veramente Luigi gira tutta l'Italia con delle persone veramente splendide e anche grazie a loro se siamo riusciti a organizzare questo con innumerevoli telefonate, grazie a tutti veramente, grazie. Niente, da tanti anni, prima di presentare vi voglio far salutare dalla vostra principale dipendente di Via Gargogna, Paola Massita. Io sono andata i lavori mentre vi aspettavo e ho già detto quello che avevo da dire, che aspettavamo Luigi Di Maio già da tempo ed è un piacere per me e per noi accoglierlo nella veste di candidato al Premier. Noi siamo felici, questa è la risposta del Sinci. Ci portiamo un anno e mezzo di distanza, un anno e mezzo fa nella nostra campagna elettorale venne il Stato di Battista e questa fu l'accoglienza. Io sono orgogliosa di accogliere Luigi Di Maio così, i nostri candidati così, con questa partecipazione, che non può che essere ben augurata. Perché io sono convinta che il Sulcis risponde alla grande, al cambiamento e al Movimento 5 Stelle e sono convinta che contageremo con questa voglia di cambiamento tutta la Sardegna e tutto il resto dell'Italia. Io te lo auguro fortemente. A te, grazie. Da tanti anni ormai è colui che desidero sia il mio e il nostro Presidente del Consiglio. Più lo conosciamo e più ci convinciamo della bontà della nostra scelta. Colui che nel modo migliore esemplifica lo spirito e l'essenza del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. San Benedetti, grazie di essere qui. Prima di tutto, grazie per il bene che ci volete. Avete sempre voluto bene come regione, come area della sua regione. Il sostegno non è mai mancato per il Movimento 5 Stelle. E la cosa bella è che spesso sono venuto in Sardegna, ma anche in tante altre parti d'Italia, per sostenere i nostri candidati che si candidavano a sindaco, che si candidavano alle regionali,
e in tanti altri ruoli europei, ho sempre sostenuto in questi 5 anni coloro che si candidavano a risolvere i nostri problemi. Molti di loro sono diventati consiglieri comunali, molti sono diventati sindaci, altri sono diventati europarlamentari, sono diventati consiglieri regionali. La cosa bella che sta succedendo adesso è che io giro per l'Italia e quelli che io ho sostenuto, che sono entrati nelle istituzioni, adesso si adoperano per sostenere me e tutti i candidati del Movimento 5 Stelle al Parlamento. E questo è bellissimo perché ci dà il senso di comunità, il senso di comunità del Movimento. La prima cosa che abbiamo messo al centro del nostro programma è la qualità della vita degli italiani. Questo non è un programma né di destra né di sinistra, non è un programma liberale, comunista o socialista, questo è un programma che vuole ottenere un unico obiettivo: migliorare la vostra qualità della vita. La vera sfida non sarà abbassare o alzare un indice come il PIL, la disoccupazione giovanile, l'occupazione giovanile, sarà farvi percepire un miglioramento e farvi percepire un cambiamento. Questa è un'area che ha oltre il 50% di disoccupazione giovanile, ha più del doppio della disoccupazione nazionale. È un'area in cui è inutile che mi vengano a dire che la disoccupazione giovanile è calata dello 0,001, ma anche se calasse del 3, del 4, voi non percepireste cambiamenti per una semplice ragione. Mi chiamano spesso tanti ragazzi da tutta Italia, mi dicono: ma vuoi vedere che sono rimasto l'unico a non trovare lavoro, visto che la disoccupazione giovanile nei TG dicono che cala sempre? Puoi vedere che sono rimasto l'unico disoccupato tra i giovani d'Italia e sono io che non sono capace a trovare lavoro? E a quelle persone io dico sempre che non si devono lasciare scoraggiare da quei dati, perché non sono dati che ci devono far gioire. La disoccupazione giovanile si calcola tra quelli che cercano lavoro e quelli che trovano lavoro. Chi non lo trova è un giovane disoccupato. Ma se io smetto di cercare lavoro perché ho perso le speranze, o me ne vado all'estero perché ho perso le speranze, esco dal campo e la disoccupazione giovanile cala. Voi vi rendete conto che sono anni che abbiamo presidenti del Consiglio che si vantano di un indice che testimonia un'unica cosa, che i giovani se ne stanno andando all'estero e loro gioiscono pure. Ma di cosa parliamo? Anni sono stati fatti degli interventi sul mondo del lavoro che sono osceni. Precarizzare ulteriormente la vita dei giovani e dei meno giovani che lavorano non è la ricetta per aumentare il lavoro. Tant'è vero che dal periodo in cui è iniziata la crisi, 2007-2008 ad oggi, adesso ci dicono che il lavoro sta aumentando. Stanno aumentando i contratti, non le ore di lavoro. Mancano 1 miliardo di ore di lavoro all'appello dal periodo pre-crisi. Stanno solo facendo più contratti perché siamo arrivati anche a contratti di lavoro che durano un giorno. Il 33% dei lavori interinali in Italia dura un giorno. Andate a dire a quelle persone che stanno lavorando con un contratto di un giorno: quello non è lavoro, quella è vita precaria che vivi alla giornata. E io, in uno Stato in cui si paga il 70% di tasse, mi aspetto da uno Stato che garantisca lavoro vero, dignitoso, non i contratti a un giorno. Io non sono venuto qui a promettervi che dal giorno dopo cambia tutto. Non sono venuto a dirvi questo. E lo sa una persona in gamba come la nostra sindaca, le difficoltà che si devono vivere quando si governa. Io sono venuto però a dirvi che iniziamo un cambiamento. E vengo qui non con un programma, perché il programma bello ce l'hanno tutti. Leggetevi i programmi degli altri, vi viene voglia di votarli. Il tema non sono i programmi. Il tema sono i programmi se chi lo propone è una persona o una forza politica credibile. Non ha senso che vengano a dirci che vogliono cambiare l'Italia coloro che l'hanno governata per 20 anni e non l'hanno mai cambiata. Non ha alcun senso.
non vengo a dirvi che la credibilità ce l'abbiamo nel DNA perché siamo nati così, nulla di tutto questo. Io vengo a farvi una domanda. Nel 2012, quando abbiamo iniziato la campagna elettorale che poi ha portato a febbraio 2013 a diventare la prima forza politica del paese, vi avevamo promesso che avremmo rinunciato ai privilegi a cui potevamo accedere e ci saremmo presi cura dei vostri soldi. Lo avremmo fatto al governo nel momento in cui arrivavamo lì, ma l'avremmo fatto anche dall'opposizione se non avessimo avuto l'occasione di andare al governo. Io oggi vengo qui, dopo 5 anni in Parlamento, insieme a Manuela Serra, Manuela Corda, ad Andrea Vallaschias, a tutti gli altri colleghi, vedo Nicola Bianchi, che sono stati con me in Parlamento in questi anni, veniamo qui a dirvi che dopo 5 anni, a differenza di tutti gli altri, ai parlamentari del Movimento 5 Stelle si applica la legge Fornero perché hanno rinunciato al vitalizio. I parlamentari del Movimento 5 Stelle si sono dimezzati lo stipendio per 5 anni. Io da vicepresidente della Camera non ho mai toccato la mia auto blu, il mio volo di Stato, il mio doppio stipendio, il mio doppio rimborso. E torniamo qui a testa con la nostra credibilità, la credibilità di chi fa quello che dice. Ed è solo per questo che mi posso permettere di dirvi che cosa vogliamo fare al governo del Paese. Ma ve lo dico anche con una severità d'animo, che altrimenti non potrei avere qui. L'energia che mette il Movimento in quello che fa, l'energia e la voglia di fare che mettiamo in ogni singola iniziativa, viene dal fatto che siamo in pace con noi stessi. Anche in Sardegna, ne ho conosciuto uno prima a Cagliari, ce ne sono centinaia, non sono tantissime, ma ce ne sono centinaia. Esistono delle piccole imprese in Sardegna che sono nate grazie al taglio degli stipendi dei parlamentari del Movimento 5 Stelle. Me la voglio raccontare questa cosa, perché è molto importante. Noi solo come parlamentari abbiamo rinunciato a 22 milioni di euro di stipendi. Li abbiamo messi su un fondo e abbiamo deciso di aiutare giovani e meno giovani che stavano per andare all'estero, avevano perso le speranze di trovare lavoro e hanno deciso invece qui in Italia di avviare un'impresa con un'idea. Oggi in Italia ci sono 7.000 imprese che danno lavoro a 14.000 italiani che sono nate accedendo ai soldi di un politico che si è tagliato lo stipendio. Questa roba qui non ha cambiato il volto dell'economia italiana o dell'occupazione della Sardegna. Per carità, io non sono una persona che mi viene a dire che grazie a questo taglio di 22 milioni di euro abbiamo fatto questo. Io però vi sto dando un modello, un metodo di governo. Perché se ci mandate al governo di questo paese, altro che 22 milioni di euro. Abbiamo un bilancio di oltre 800 miliardi di euro, che è il bilancio dello Stato italiano, da cui dobbiamo andarci a riprendere di soldi nostri 30 miliardi di sprechi. 30 miliardi che dobbiamo andare a tagliare da tutte le spese inutili e improduttive del bilancio dello Stato. 30 miliardi che ci servono per fare che cosa? Per migliorare la nostra qualità della vita. Come la migliora uno Stato la qualità della vita? Partiamo prima di tutto dai fondamentali, istruzione, aiuto alle famiglie che fanno figli e sanità. Per me la sanità ha tanti problemi, ma ce n'è uno che crea tutti gli altri, il fatto che la politica nomina i dirigenti della sanità. E se noi non liberiamo la sanità dalla politica non lavorerà mai per voi come non lavorerà mai la sanità per i pazienti. L'istruzione, Manuela l'ha seguita questa cosa. Un'altra riforma della scuola, un'altra. Avevamo avuto quella Moratti, quella Gelmini, quella Fioroni, è arrivata anche la buona scuola, che nessuno si è voluto intestare col nome del ministro. Si poteva chiamare anche riforma Giannini, riforma Renzi. È l'approccio che è folle, è l'idea di stravolgere ogni 2 o 3 anni la scuola italiana. Non gli dà il tempo di assorbire un cambiamento che ne prende un altro e ne arriva un altro. Cominciamo a pensare ai fondamentali. La buona scuola per noi va eliminata, va superata, ma dobbiamo fare una cosa se veramente vogliamo mettere mano alla scuola. Basta con le leggi sulla scuola,
cominciamo a mettere i soldi nella scuola, i soldi delle nostre tasse nella scuola dei nostri figli. Il nostro ministro dell'istruzione dovrà avere un unico obiettivo: fare in modo che quando io mando mio figlio a scuola non gli cada il tetto sulla testa, faccia lezione in un'aula che non abbia 30 studenti e possibilmente con un insegnante che non cambia ogni 6 mesi o ogni anno. Questo è l'obiettivo che ci dobbiamo dare se vogliamo rimettere a posto la scuola italiana. Poi, per carità, c'è tanto altro da fare, ma noi non dobbiamo sempre aggiungere, forse dobbiamo anche riscoprire un po' com'era la scuola prima. Oggi, quando andate nelle aziende dell'industria 4.0, che è quella dove stanno montando i robot che sostituiscono il lavoro degli uomini, quelle industrie vi dicono: è vero che abbiamo montato un robot che sta sostituendo il lavoro che faceva prima un uomo, ma a noi servono altri 2 uomini per maneggiare questi macchinari e non riusciamo a trovarne le competenze. E io gli chiedevo: ma avete bisogno di un corso di laurea, di un'università diversa? Loro mi dicevano: io vi chiedo soltanto di metterci a posto i vecchi istituti tecnici e commerciali che sono diventati la Cenerentola dell'istruzione italiana e che invece ci devono fornire le competenze per far funzionare le nuove aziende. Ed è vero, se ci pensate, si è sempre aggiunto, dimenticando quello che poteva funzionare bene. E ormai è tutto un proliferare di leggi, voi non sapete neanche più, quando avete un problema, quale sia la legge di riferimento a quel problema e l'ente che ve lo deve risolvere. Ogni volta che avete un problema andate in un ente e l'ente vi dice: non è mia competenza, è dell'altro. Allora andate dall'avvocato, dal ragioniere, dal commercialista e gli chiedete: ma è vero che quell'ente non ha la competenza? E lui vi dice: in realtà per la legge tutti hanno la competenza e quindi nessuno. Ed è un inferno avere a che fare con lo Stato, perché in Italia ci sono 187.000 leggi e se ne fa una nuova ogni 2 giorni e mezzo. Se veramente vogliamo cambiare l'Italia, dobbiamo cominciare a fare l'elenco delle leggi da abolire, quelle inutili che stanno massacrando la vostra vita, non l'elenco delle pensionate, perché questo è uno Stato incivile che eroga pensioni minime sotto la soglia di povertà. Dopo 30 anni di lavoro ti danno una pensione sotto quella soglia certificata dall'Eurostat che dice che sotto di quella non riuscirai mai ad arrivare a fine mese. Questo è lo Stato italiano. E quello stesso pensionato che prende una pensione minima sotto la soglia di povertà, dopo 30 anni di lavoro, vede uno in Parlamento che dopo 4 anni e 6 mesi ne prende da 1.000 euro a 60 anni, violando anche la legge Fornero. Io vi assicuro che i soldi li ho visti nel bilancio dello Stato, dobbiamo solo andarceli a prendere, perché sono i soldi nostri, e rimetterli lì dove servono. E allora abbiamo parlato di sanità, abbiamo parlato di istruzione. Per me le pensioni erogate non devono stare sotto la soglia di povertà. Lo abbiamo previsto nella nostra legge sul reddito di cittadinanza, che prevede anche la pensione di cittadinanza, e lo abbiamo scritto. E abbiamo trovato anche tutte le coperture economiche, vi ho parlato di 30 miliardi, bene, il reddito di cittadinanza più la pensione di cittadinanza costano 17 miliardi il primo anno, 14 il secondo, e poi comincia a calare perché reinseriamo lavorativamente le persone. E ci vengono a dire che i soldi non ci sono. In realtà, quando dicono che i soldi non ci sono, è perché non vogliono accettare il fatto che per trovare i soldi bisogna togliere qualcosa a loro, quelli che ci dicono che i soldi non ci sono. È per questo che non riconoscono le nostre coperture. Vi voglio raccontare questa storia perché per me è stata una scuola politica. Io sono entrato alla Camera a 26 anni e sono diventato vicepresidente della Camera dopo 3 mesi dalla mia elezione a deputato. La prima cosa che ho fatto con molta ingenuità è stato chiedere a quei signori perché un palazzo, il palazzo della Camera dei Deputati, costasse più di 1 miliardo di euro. Adesso ve ne costa 200 milioni in meno, da quando siamo arrivati non c'è tanto altro da tagliare, per carità. All'inizio le risposte erano: no, è 1 miliardo, ma qui è tutto spesa corrente, qui serve tutto, non possiamo tagliare niente, non possiamo togliere niente, diritti acquisiti, comunque ci sono quelle 3-4 scuse, non si può fare, diritti acquisiti, spesa corrente, che è il miglior modo per dirvi
che si può fare, perché quando iniziano queste scuse, sai che i soldi si possono tagliare. Io ho chiesto il bilancio insieme a Riccardo Fraccaro, ad altri colleghi con cui abbiamo lavorato dall'inizio. Il vicepresidente della Camera siede dentro a quello che è il cosiddetto consiglio di amministrazione della Camera, che si chiama ufficio di presidenza. Abbiamo chiesto i soldi, abbiamo chiesto i bilanci, abbiamo detto ci fate capire dove stanno andando tutti questi soldi. Aprendo i bilanci trovi delle spese che vi raccontano la follia della nostra classe politica. Hanno ridotto la sanità a pezzi a tal punto che 13 milioni di italiani non riescano più a curarsi per difficoltà economiche, ma loro per 300.000 euro all'anno si facevano rimborsare anche le punture d'insetto, le insolazioni e gli incidenti per guida in stato d'ebbrezza, con una polizza assicurativa della Camera dei Deputati. C'era anche danni da sommosse popolari, perché sapevano che prima o poi qualcuno si sarebbe arrabbiato, sarebbe andato lì. Cosa che noi scongiuriamo. C'erano 1 milione di euro lì dentro per pagare i viaggi agli ex parlamentari, cioè voi 20 anni fa avete mandato a casa uno a cui per 20 anni avete pagato i viaggi, non so per andare dove, visto che non era più un parlamentare. Non so, Cirino Pomicino gli avrete pagato viaggi negli ultimi 30 anni, non so per quanti milioni di euro, non lo so. E poi c'erano i 30 milioni di euro di affitti d'oro. Quando voi volete ottenere un prestito da una banca, un mutuo, un fido, quante garanzie dovete dare? A volte non basta la garanzia di un'altra casa, non basta la garanzia della pensione del nonno o del genitore. Quando sono arrivato lì, questi 31 milioni di euro che si pagavano all'anno di affitti d'oro dal 98 per due palazzi, ho scoperto che sono stati firmati da un certo Luciano Violante, che faceva il presidente della Camera, ad uno che non chiamerò imprenditore per non offendere gli imprenditori italiani, che era un prenditore che quando ha firmato il contratto di affitto, cioè quando la Camera ha firmato il contratto con questo signore di 31 milioni di euro, il signore in questione, il prenditore, non era proprietario dei palazzi. Vi spiego come ha funzionato. La Camera gli ha firmato un contratto per affittare due palazzi che non erano i suoi. Lui con quel contratto è andato in banca, si è fatto dare il mutuo, si è comprato i palazzi. Ed è fantastico. Ma non è finita qui. Ovviamente quei palazzi non ci servivano, perché abbiamo gli edifici del demanio pubblico, abbiamo gli edifici della Camera, avevamo tutti gli edifici per tenere quegli uffici negli immobili di nostra proprietà. La richiesta è stata: tagliamo questi 30 milioni di euro, anche perché questi palazzi varranno 10 milioni, con un terzo di quello che avete pagato in un anno negli ultimi 20 anni potevate comprarli, ma non ci serve, quindi recediamo dai contratti. E lì la seconda risposta, la seconda novità: questi sono contratti senza clausola di recesso, quindi non si può recedere, la legge non ce lo consente. Risposta pronta al Movimento 5 Stelle: la legge la facciamo in Parlamento, se serve la cambiamo e cominciamo a recedere dai contratti. Voi dopo ormai 3 anni non state pagando negli ultimi 3 anni i contratti degli affitti d'oro della Camera dei Deputati, come la polizza assicurativa dalle punture di insetti e i viaggi agli ex parlamentari, perché noi li abbiamo fatti saltare dopo che per 20 anni nessuno ti aveva mai raccontato questa cosa. Ora, per carità, io non vengo a dirvi che con 32 milioni di euro e 300.000 euro abbiamo risolto i vostri problemi, però questo è il metodo di lavoro. Ma la cosa interessante viene il giorno dopo che abbiamo fatto saltare quei contratti, quando quel signore che prendeva i 31 milioni di euro va ai giornali per vendicarsi. Io pensavo ce l'avesse con lui, e invece ce l'aveva con tutti gli altri. Va ai giornali, si fa intervistare e dice: io ho preso 31 milioni di euro, è verissimo, all'anno, erano un botto di soldi. È vero, erano soldi degli italiani, però io ad ogni campagna elettorale finanziavo tutti i partiti che me li avevano fatti prendere quei 31 milioni. E se non erano finanziamenti ai partiti, erano assunzioni di quelli che i partiti mi mandavano, tant'è vero che la sua società stava andando anche in bancarotta. Allora è questo il meccanismo. Non vi racconto niente di nuovo, ma ve lo volevo dimostrare, perché io l'ho visto con i miei occhi appena sono arrivato lì. Allora, quando sentite parlare di spending review, di tagli della spesa improduttiva, di tagli degli sprechi nel bilancio dello Stato, ricordatevi sempre
che nessuno potrà tagliare gli sprechi se se ne nutre, nessuno potrà tagliare gli enti inutili se li utilizza come poltronifici per i suoi amici, nessuno potrà tagliare il vitalizio se prende il vitalizio, nessuno potrà tagliare gli sprechi dello Stato se è stato lui a creare gli sprechi dello Stato. Io so bene che siete una realtà di questa regione che ha tante vocazioni legate all'agroalimentare, legate alla pesca, legate all'artigianato, ma anche ai servizi e anche all'industria. Questa zona della Sardegna in particolare, ma la Sardegna in generale, è stata massacrata prima di tutto dai regolamenti e dalle direttive europee, e lo sappiamo tutti. Ma io non ce l'ho con l'Unione Europea, io ce l'ho con i nostri parlamentari, con i nostri governanti che in questi anni non hanno mai difeso l'Italia e tantomeno la Sardegna ai tavoli europei. Voi sapete quanti funzionari ha a Bruxelles il Parlamento tedesco? Ne ha 45. Lo sapete quanti ne abbiamo noi come Parlamento italiano? 2 e uno sta andando in pensione. Non abbiamo mai schierato neanche la squadra in campo per vincerla la partita europea. Prima ancora di chi mandiamo al Parlamento europeo, prima ancora di chi abbiamo come Presidente del Consiglio dei Ministri, nella fase in cui si scrivono le leggi per i pescatori, le leggi per gli agricoltori, le leggi per i professionisti, per le aziende e per le industrie, nella fase in cui si stanno scrivendo i trattati e i regolamenti, noi non è che ci siamo e non facciamo il nostro lavoro. Lo Stato italiano non c'è, non è presente ai tavoli che contano, perché l'unica cosa che ha contato per la politica italiana in questi anni era andare in Europa, fare una bella conferenza stampa, riempire i titoli di giornali italiani e tornare con la coda tra le gambe. Allora io non voglio andare in Europa con il nostro governo per litigare con tutti, non è questo l'atteggiamento. Io voglio andare lì e dire a quei signori: l'Italia è la seconda forza manifatturiera d'Europa, la prima per export in Europa, abbiamo battuto tutti sull'export perché abbiamo il Made in Italy, abbiamo i nostri imprenditori che nonostante la politica ci hanno fatto grandi nel mondo, loro e i loro dipendenti, che ringrazio sempre per quello che hanno fatto nonostante il 70% di tassazione e i livelli di burocrazia. Bene, voglio andare lì a dirgli anche: vi diamo 20 miliardi di euro ogni anno al bilancio dell'Unione Europea come cittadini italiani. Ce ne rientrano soltanto 12 sotto forma di fondi europei di dubbio utilizzo. Noi vogliamo essere anche un contributore netto dell'Unione Europea, vogliamo credere in questo progetto, ma dovete difendere le nostre imprese, i nostri professionisti, i nostri agricoltori, i nostri pescatori, perché se vi ostinate a fare le regole per favorire solo alcuni paesi, e allora una parte di quei 20 miliardi che vi diamo ce li teniamo e li diamo a chi è in difficoltà in Italia. La dobbiamo fare sul serio, e fare sul serio significa andare lì con persone dalle mani libere, non con un ministro dell'economia che esce dalle banche europee e ci rientra non appena ha finito di fare il ministro, perché quella persona non avrà mai la libertà di discutere con quei signori e ottenere i risultati per gli italiani, al massimo li otterrà per se stesso e per la sua futura carriera negli istituti finanziari europei. Allora è questo che io voglio anche dirvi. Le competenze servono, per carità, e io sono orgoglioso dei nostri candidati che hanno dato la disponibilità nei collegi uninominali anche qui in Sardegna, perché insieme ai parlamentari uscenti che hanno l'esperienza parlamentare degli ultimi 5 anni faranno un lavoro di squadra enorme. Ma io non li definisco competenti, io li ho definiti super competenti per una semplice ragione: perché uniscono le competenze ad un'altra cosa che gli altri non hanno mai messo nelle politiche pubbliche, che è il cuore. Perché non serve soltanto la testa quando governi, serve il cuore. Quando fai la riforma delle pensioni ti devi chiedere che fine facciano le persone quando fai la riforma delle pensioni, che fine facciano gli esodati, che fine fanno i giovani che entrano nel mondo del lavoro e non ci possono entrare perché non hai mandato in pensione quelli che ci dovevano andare. Perché siamo tutti bravi a far quadrare i conti. Mettiamoci un computer al Ministero dell'Economia se l'unico obiettivo è far quadrare i conti.
serve umanità quando si governa, e noi ci metteremo umanità, ed è per questo che il reddito di cittadinanza è uno strumento che noi vogliamo utilizzare. Noi non vogliamo dare soldi a chi non vuole far nulla, quelli sono stati gli altri in tutti questi anni che hanno costituito anche gli abusi con i meccanismi assistenzialistici che hanno creato. Io voglio fare in modo che quando un giovane o un meno giovane perde il posto di lavoro perché quell'azienda sta chiudendo, lo Stato non gli dice trovati un altro lavoro, ma gli dice vieni con me, ti inserisco in un percorso di formazione per i lavori che servono in questo momento, ti riqualifico lavorativamente, intanto che ti formi ti do un reddito, e mentre prendi il reddito e ti formi e quindi non te ne stai sul divano, io vado dalle aziende in tutta Italia a vedere qual è la domanda di lavoro che in questo momento è più importante e poi te la propongo. Se non l'accetti, perdi il reddito. Se l'accetti, perdi il reddito perché sei entrato nel mondo del lavoro. Ma mentre prendi il reddito, siccome è un meccanismo di diritto dovere, ti chiedo anche 8 ore settimanali gratuite di lavori di pubblica utilità per il sindaco della tua città. Che significa? Che significa, Paola? Che dal giorno in cui entrerà in vigore la legge sul reddito di cittadinanza, tu avrai a disposizione del tuo comune tutti i tuoi concittadini che percepiranno il reddito, e quindi potrai abbassare i costi dei servizi pubblici sulle bollette dei tuoi concittadini, perché avrai delle persone che gratuitamente potranno sviluppare o svolgere un lavoro che tu gli avrai chiesto in base alle sue capacità. Si chiama legge sul reddito di cittadinanza, costa meno del Jobs Act e dei soldi che hanno dato alle banche in questi anni, e ce l'hanno sempre negato, sempre. E poi ci sono tanti che dicono no, ma gli italiani non hanno voglia di lavorare, gli italiani non hanno voglia di impegnarsi, è per questo che la disoccupazione aumenta in alcune aree del paese, si lamentano sempre. Forse non hanno capito che sta succedendo. Nei prossimi 7 anni il 60% dei lavori che conosciamo si trasformerà. Il 60% dei lavori come li conosciamo subirà una trasformazione per l'arrivo delle nuove tecnologie. L'università e anche le scuole superiori stanno formando su un modello che nei prossimi 7 anni sarà stravolto. Se noi non creiamo un meccanismo per cui quando io perdo il lavoro mi posso formare per un lavoro nuovo che sta arrivando, noi lasceremo fuori dalla società un sacco di gente che vuole anche lavorare, ma si era formato per delle professioni che o spariranno o cambieranno. E vale anche per i professionisti. I professionisti che sono coloro che garantiscono molto spesso la consulenza alle aziende e ai cittadini, quelle persone oggi sono quelli che insieme agli imprenditori pagano le tasse, portano avanti l'economia del paese. A quella gente si sta facendo una guerra senza quartiere, spacciandola per guerra contro gli evasori. In Italia tutte le leggi contro l'evasione fiscale hanno colpito soltanto quelli che le tasse le pagavano sempre, perché si è creato un meccanismo tale per cui l'onere della prova si è invertito e quindi siete tutti disonesti fino a prova contraria. Mi dovete dimostrare con centinaia di carte ogni giorno che siete onesti, dalla mattina alla sera. Scartoffie, burocrazia che serve perché mi dovete dimostrare che siete onesti. Io voglio invertire l'onere della prova. Siete tutti onesti fino a prova contraria. Se lo deve dimostrare qualcuno con la prova contraria, lo deve dimostrare lo Stato. Ma non con la burocrazia e i controlli in azienda, non con i controlli negli esercizi commerciali o i controlli dai professionisti negli studi professionali. Incrociando le banche dati della pubblica amministrazione, se vogliamo trovare i furbi, mettiamo insieme la banca dati della Camera di Commercio, dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate, della Regione, del Comune, dell'ASL, incroci questi dati e il furbo lo trovi subito, e non hai bisogno di rendere la vita un inferno a migliaia di persone che dalla mattina alla sera devono produrre scartoffie, autocertificazioni e modulistiche, spesometro, redditometro, split payment, studi di settore. Questa roba va abolita, non serve a nulla, sta solo distruggendo la vita delle persone oneste. Io vi presento qui non solo un
un'idea, non solo un'idea di programma, ma anche un'idea politica in cui chi entra in Parlamento si comporta diversamente. Noi abbiamo delle regole ferree, su questo concetto che vorrei concludere il mio intervento. Abbiamo delle regole ferree che fanno in modo che chi entra in Parlamento si metta a lavorare per voi, perché se qualcuno che entra con noi vuole lavorare per se stesso in Parlamento, se ne va fuori dal Movimento 5 Stelle, ve lo abbiamo dimostrato in questi anni, ci siamo beccati anche delle critiche, ma chi faceva gli affari suoi non poteva stare con noi. Ora, ieri ho sentito da quello che è il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, un'affermazione infamante nei confronti del Movimento 5 Stelle, dicendo che noi abbiamo candidato gli impresentabili nelle nostre liste. Ora, noi siamo una forza politica che non solo vieta ai condannati di entrare nelle liste, ma anche ai condannati in primo grado e in molti casi anche agli indagati. Perché se dalle indagini escono fuori già delle cose che sono ignobili, non ti puoi candidare con noi. E tra l'altro non mettiamo professionisti della politica, perché da noi valgono i due mandati, dopo il secondo mandato te ne vai a casa, perché devi avere due occasioni da politico per risolvere i problemi degli italiani. Se non sei bravo in 10 anni, e allora passa il testimone, perché a noi serve gente che risolve i problemi, non gente che vive lì dentro alla mafia. Ora, non solo questo signore non utilizza queste regole nello statuto del suo partito, che è il Partito Democratico, ma gli impresentabili li ha candidati lui. E allora, siccome questa affermazione che adesso sto per fare credo che farà il giro del web del nostro paese, spero anche dei media, io voglio leggervi in questo momento qualche nome delle persone che Matteo Renzi ha candidato nelle sue liste, che sono i veri impresentabili, perché noi di impresentabili non ne abbiamo, abbiamo tutti i cittadini incensurati. Luciano D'Alfonso, che è governatore della regione Abruzzo, è indagato a Pescara e all'Aquila per un'inchiesta sugli appalti regionali. Vito Battone, che ha dal 29 gennaio scorso una richiesta di rinvio a giudizio, capolista nel PD nel collegio plurinominale per il Senato in Liguria, è uno dei tanti politici candidati e coinvolti nelle vicende sui rimborsi regionali, ne sapete qualcosa anche voi. Come lui in Lazio ci sono Claudio Mancini, Carlo Lucherini, Bruno Astorre, Claudio Moscatelli, tutti coinvolti nell'inchiesta sui rimborsi e le spese di rappresentanza del gruppo alla Pisana tra il 2010 e il 2012. Ferdinando Aierli, Brunello Censore e Antonio Scalzo in Calabria sono stati rinviati a giudizio nel luglio scorso. Angelo D'Agostino, questo è sempre il PD, Angelo D'Agostino, imputato in un processo a Roma per una storia di certificati falsi per appalti pubblici emessi da una società specializzata nella certificazione dei requisiti. Vittorino Facciolla, assessore regionale all'agricoltura in Molise, indagato nell'ambito di un'indagine sui FEU, progetti edilizi unitari, fondi per la ricostruzione post-sisma in Molise. Lui ha parlato di atto dovuto. Menzione speciale per la mia regione, la Campania. C'è De Luca Junior, che è il figlio di De Luca Senior, che è candidato a Salerno, ma siccome segue le orme del padre, non solo ha iniziato la sua carriera politica che non finirà mai, ma è anche imputato in bancarotta fraudolenta per il crack della società immobiliare IFIL. Il sottosegretario, sempre nella mia regione, Umberto Del Basso De Carlo, accusato di tentata concussione, è stato sentito dai PM nel dicembre scorso. E poi c'è Franco Alfieri, il signore delle fritture di pesce, ve lo ricordate quello che prometteva le fritture in cambio dei voti? Elogiato dal governatore campano, perché sa fare le clientele come Cristo comanda, è già condannato in appello a restituire 40.000 euro al comune di Agropoli, è imputato per omissioni in atti d'ufficio e sottrazione di beni alla loro destinazione. Praticamente avrebbe lasciato dei beni sequestrati alla camorra e destinati al comune nella disponibilità dei vecchi proprietari. Immaginate se l'avesse fatto un sindaco del Movimento 5 Stelle. Poi c'è Luca Lotti, indagato per favoreggiamento e rivelazione di segreto istruttorio nel caso Consip. E poi ci sono gli impresentabili del centrodestra, perché fanno a gara tra di loro gli impresentabili. Luigi Cesaro,
che è detto Gigina Volpetta ed era l'autista di Raffaele Cutolo, che era il boss che ha fondato la nuova camorra organizzata negli anni 80. C'è Antonio Angelucci, 99.59% di assenze in Parlamento, e è premiato per i risultati sul fronte giudiziario, con una condanna in primo grado a 1 anno e 4 mesi per falso e tentata truffa, per i contributi pubblici percepiti tra il 2006 e il 2007 per i quotidiani Libero e Riformista, oltre un'indagine in corso in merito a un'inchiesta sugli appalti nella sanità della Procura di Roma. Ugo Cappellacci, voi questo lo conoscete, per lui è chiesta la condanna per abuso d'ufficio nel processo scaturito dell'inchiesta sulla cosiddetta P3, condannato in secondo grado a restituire alla Regione Sardegna circa 220.000 euro. Fresco di sentenza, Michele Iorio, candidato al Senato in Molise, è stato condannato qualche giorno fa dalla Corte d'Appello di Campobasso a 6 mesi di reclusione per abuso d'ufficio e 1 anno di interdizione dai pubblici uffici. Urania Papateu, candidata nel Catanese, abbiamo quasi finito, con una condanna in primo grado per gli sperperi dell'ex ente Fiera di Messina. Edoardo Rizzi, della Lega, assessore regionale in Liguria, si sarebbe fatto rimborsare spese private con soldi pubblici. Umberto Bossi, condannato a 2 anni e 3 mesi per aver usato i soldi del partito provenienti dalle casse dello Stato a fini privati. E infine, ultimo ma non ultimo, Roberto Formigoni, condannato per corruzione a 6 anni e imputato in altri processi ed è anche capolista in Lombardia. Questi sono gli impresentabili, hanno anche il coraggio di dire che noi candidiamo gli impresentabili. Io vi dico, il prossimo mese vale i prossimi 10 anni, se ci impegniamo andiamo al governo del paese, siamo la prima forza politica del paese e possiamo raggiungere qualsiasi risultato. In Sicilia 3 mesi fa abbiamo ottenuto il 35% nelle peggiori condizioni politiche, c'era anche gente che mettevano fuori dalla galera per candidarla contro Giancarlo Cancelleri pur di vincere, e infatti poi dopo i magistrati hanno ricominciato a metterli in galera qualche giorno dopo. Io credo che qualsiasi risultato sia alla nostra portata per andare a governare, anche perché loro che avevano fatto una legge elettorale contro di noi per provare a mettersi insieme il giorno dopo le elezioni non hanno più gli incastri, perché il PD è crollato, Forza Italia più PD non fa più 51%. Matteo Renzi ha un partito del 22, Berlusconi un partito del 15-16, non riescono più a mettersi insieme. Forza Italia e Lega non riescono a fare 51% perché si stanno rubando i voti a vicenda. Qualunque sarà il risultato del Movimento 5 Stelle, saremo gli unici da cui dovranno venire a parlare per forza per formare un governo e fare quelle cose che aspettiamo 30 anni. Grazie a tutti. Benissimo. Grazie a Luigi Di Maio, grazie a tutti voi per l'interazione e ci siamo fatti con la Sardegna. Grazie a tutti.